Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con il sito Doitu. Andremo a realizzare un paio di orecchini che ho chiamato Kamala. Ed ecco qui gli orecchini. Gli orecchini che andremo a realizzare, le protagoniste sono appunto le Samos, le Helios e ovviamente un Rivoli Swarovski da 12 mm. Adesso vi elenco i materiali, vi ricordo che sul sito di Doitu è attivo il mio codice sconto Giura35 per avere appunto il 35% di sconto su tutti i prodotti, anche quelli in sconto. Vi lascio i link in descrizione dei materiali utilizzati e anche del codice sconto. Il materiale per poter realizzare il modulo Kamala è il seguente. Innanzitutto un Rivoli Swarovski da 12 mm. Io l'ho scelto in questa bellissima colorazione che è la Light Rose. Questo è il codice sul sito di doitu.com. Inoltre ho utilizzato le perline Parpuca. Queste qui sono appunto le Samos nella colorazione Full Dorado. Ho utilizzato anche per la mia primissima volta le Helios, queste qui in questa stupenda colorazione che è l'Opaque Mix Violet Gold Ceramic Look. Questa è una perlina davvero molto particolare, molto carina come forma ma anche come colorazione, e spero di utilizzarla anche in altri progettini perché mi ispira tanto. Inoltre ho utilizzato anche le Rocaille della Miyuki, sia 11.0 che 15.0. Per quanto riguarda le 11, ho scelto questa tonalità che è appunto la 4204F e sono le Duracat Galvanized Matte Champagne. Davvero una bella colorazione che è abbinata appunto all'oro cangiante e a queste Full Dorado e ovviamente anche al Light Rose. L'abbinamento è perfetto. Poi ho utilizzato anche le 15.0, come vi dicevo prima, nella colorazione 4203 e sono appunto le Duracat Galvanized Yellow Gold della Miyuki. Infine vi occorrono i Bicono Swarovski da 3 mm, nella colorazione Light Rose. Se non avete a disposizione i Bicono da 3 mm, potete anche sostituirli con i Bicono da 4 mm della Swarovski, ovviamente apportando una leggera modifica allo schema. Poi ovviamente nel tutorial vi dirò dove apportare la modifica per poter inserire il bicono da 4 mm. Come filo utilizzo un filo monofilamento da 0,16 mm, come ago vado ad utilizzare un pony misura 12 e poi come perno vado ad utilizzare questo qui in acciaio con l'anellino sul retro. Volendo possiamo anche utilizzare questo modulo Kamala per realizzare un pendente, perché la forma a goccia si presta benissimo anche per quanto riguarda un pendente. Vi lascio in descrizione tutti i vari quantitativi per quanto riguarda il materiale e i vari link di prodotti. Buon tutorial! Primo passaggio, vado ad incastonare il mio Rivoli Swarovski da 12 mm con un'incastonatura al peyote circolare. In questo caso, come avete visto dai materiali, andrò ad utilizzare le Rocaille della Miyuki 11.0 e le Rocaille della Miyuki le 15.0. Non andrò ad utilizzare le Delica della Miyuki, le mie amate Delica. Quindi, per quanto riguarda questa incastonatura, parto esattamente con 28 Rocaille della Miyuki le 15.0. Parto con le 15.0 perché l'incastonatura fatta al contrario è davvero perfetta per i rivoli, utilizzando appunto per quanto riguarda le Rocaille. Per quanto riguarda le Delica, potete tranquillamente partire anche con le Delica e poi andare a diminuire con le 15.0. Però nel caso delle Rocaille 11.0, partire al contrario con prima le 15 e poi le 11 e poi di nuovo le 15, l'incastonatura viene davvero perfetta. Vi lascio in descrizione ovviamente il link del tutorial di Jessica Massari Design, per chi è principiante può tranquillamente andare a vedere il suo video, dove vi spiego come incastonare il peyote circolare partendo appunto dal contrario. Ho pensato di incastonare appunto con le Rocaille 11.0 perché avevo bisogno di un risultato un po' più bombato, perché ovviamente l'incastonatura con le Rocaille 11.0 viene un po' più paffutella rispetto all'incastonatura con le Delica 11.0. Quindi siccome
per quanto riguarda il progetto Kamala, ho utilizzato delle perline Parpuca dove sono un pochettino spesse, specialmente le Samos, ma anche le Elos hanno il loro spessore. Ho preferito appunto partire con un'incastonatura un po' più cicciottella, un po' più bombata, e quindi ho preferito incastonare il mio Rivoli da 12 mm con l'Erokyle della Miyuki, le 11.0. Quindi vi lascio in descrizione ovviamente il video di Jessica Massari Design e ritorno da voi con l'incastonatura terminata. A tra poco! Stasera hai risolto un bel problema e va bene così, ma poi ne restano mille. Poi ne restano mille. Stasera non sto a fare il tutorial. Rieccomi, ecco qui l'incastonatura terminata con l'Erokyle 11.0 e 15.0 della Miyuki. Il mio filo fuoriesce dall'Erokyle 11.0 centrale dell'incastonatura, vedete sono tre giri e il filo fuoriesce appunto da questa qui centrale. Vado appunto ad aggiungere una Samos sul mio lavoro e vado ad aggiungerla appunto in questo modo. Prendo la Samos e inserisco l'ago nel foro in basso alla Samos, vedete? Ovviamente la parte bombata va sull'alto, quindi inserisco appunto la Samos in questo modo. Poi prendo una Helios e vado ad inserire l'ago nel primo foro dell'Helios, rivolta ovviamente la punta verso il basso. Ok, poi inserite 3 Erokyle 11.0 della Miyuki e rientrate nel secondo foro dell'Helios andando dall'alto verso il basso e tirate bene il filo. Poi prendete una Samos, inserite l'ago nel primo foro e ovviamente la parte bombata sta sempre verso l'alto, quindi ecco qui in questo modo. E adesso, come vedete, io fuoriesco da questa Erokyle qui centrale. Aspettate, zoom. Rieccomi. Fuoriesco da questa Erokyle qui centrale, salto questa Erokyle centrale e rientro nella terza Erokyle, sempre centrale. Questo è il risultato. Vedete le perline? Sono posizionate appunto in questo modo. Adesso io fuoriesco da questa Erokyle qui centrale, ve la indico con l'ago, questa Erokyle qui, sono ripassata in questa Erokyle qui laterale, di nuovo in questa centrale, adesso ripasso di nuovo in questa laterale e in questa centrale. Ok, e fuoriuscite sempre da questa qui centrale della lavorazione. Adesso nuovamente la sequenza, quindi adesso inserite una Samos sempre nel primo foro in questo modo, di nuovo una Helios sempre con la punta verso il basso, di nuovo 3 Erokyle 11.0 della Miyuki e rientro nel secondo foro dell'Helios e di nuovo una Samos. E vado ad inserire sempre l'ago nella terza Erokyle, quella lì centrale. Vedete, io fuoriesco da questa, salto questa e rientro nella terza. E questo è il risultato al momento. Adesso di nuovo questa sequenza, quindi ripasso a zig zag in queste perline, questa laterale e di nuovo questa centrale, di nuovo quella laterale e quella centrale. E quindi adesso vado ad inserire nuovamente la stessa sequenza, la Samos, la Helios, le 3 Erokyle e di nuovo la Samos. Mi raccomando, stringete bene il filo e questo è il risultato al momento. Adesso, come vedete, mi ritrovo a fuoriuscire da questa perlina qui centrale.
ripasso in questa laterale e di nuovo in quella centrale che viene subito dopo, cioè queste, ripasso in queste due perline e tiro bene il filo. Adesso prendete una Helios rivolta con la punta verso l'alto in questo modo, inserite l'ago. Adesso inserite sul vostro lavoro una Samos, quindi eccola qui, rientro con l'ago nel foro, in questo foro verso destra, poi inserite 3 Rokail 110 della Miyuki e rientrate nel secondo foro della Samos. Adesso inserite una Rokail 110 e la portate alla fine del filo. Di nuovo una Samos ed eccola qua, e rientrate con l'ago nel foro quello alto della Samos, di nuovo 3 Rokail 110 e rientrate nel primo foro della Samos, tirate bene il filo e questo è il risultato al momento. E adesso inserite l'ago nel secondo foro della Helios, questo qui, e tirate bene il filo. Adesso, come vedete, il filo iniziale fuoriesce da questa Rokail qui, saltate questa centrale e rientrate in questa Rokail qui centrale, cioè questa, e tirate sempre per bene il filo. E questo è il risultato al momento. Come vedete, il mio filo fuoriesce da questa Rokail qui centrale, la Miyuki dell'incastonatura. Inserite una Rokail 150 sul vostro ago e rientrate in questa Samos, in questo appunto foro, che poi è il secondo foro libero della Samos, e tirate il filo ed ecco qua. Adesso inserite 4 Rokail 110 della Miyuki ed eccole qua, e rientrate nelle 3 Rokail poste sopra l'Helios e tiro bene il filo. Di nuovo 4 Rokail 110 e rientro nel secondo foro della Samos andando verso il basso ed ecco qua, questo è il risultato. Adesso una 150 e rientro nella Samos, in questa Samos qui. Di nuovo 4 Rokail 110 e rientro in queste 3 Rokail poste sopra l'Helios. Di nuovo 4 Rokail 110 e rientro nella Samos. Una Rokail 150 e rientro nella Samos. Di nuovo 4 Rokail e rientro nelle 3 Rokail poste sopra l'Helios. Di nuovo 4 Rokail 110 e rientro nella Samos. Una Rokail 150 e rientro nella Rokail questa centrale dell'incastonatura e tiro bene il filo. Adesso risalgo nell'Helios, ripasso nella Samos e ripasso in queste 3 Rokail 110. Adesso inserite questa sequenza: una 11, 2 15, una Samos, 2 15 e una 11. Le portate alla fine del filo e rientrate nelle 3 Rokail 110 poste su quest'altra Samos e tiro bene il filo in questo modo. A questo punto inserite questa sequenza: una Rokail 150, un bicono da 3 mm della Swarovski, una Rokail 150 e una Rokail 110. Questa qui è la sequenza. Se non avete appunto il bicono da 3 mm, potete inserire direttamente un bicono da 4 e una Rokail 110 in questo punto. E vado ad inserire l'ago ovviamente in tutte queste perline, queste Rokail appunto 110. Quindi ripercorro tutte le Rokail 110. Quindi ripasso in tutte quante.
e rientro anche nel foro della Samos. Rigiro il lavoro, rientro anche nella Rocaille 150 e nella Samos accanto. Quindi sono ripassata in tutte queste perline, nella Samos, Rocaille, Samos. Adesso inserite questa sequenza: una Rocaille 150, una Rocaille 150, un bicono da 3, una Rocaille 150 e una Rocaille 110. Questa è la sequenza. Ovviamente il mio filo fuoriesce da questa Samos e rientro nuovamente nella Samos indietro, quella accanto. Quindi rientro in questa Samos e tiro il filo ed ecco qua la sequenza. Ovviamente anche in questo caso basta inserire una Rocaille 110, un bicono da 4 e una Rocaille 110. Io preferisco questi da 3 perché sono piccini e danno sempre un tocco di luce. Poi ripasso nella 15 e nella Samos. Ripasso in tutte queste perline, di nuovo nella Samos, nella 15 Samos, di nuovo sequenza, cioè questa qui, e rientro nuovamente nella Samos. Poi di nuovo 150 Samos, tutte queste perline e ovviamente vado ad inserire questa sequenza anche dall'altra parte. Quindi realizzo questi due passaggi e ritorno da voi. Questo è il risultato, ho inserito appunto questa sequenza e anche quest'altra sequenza. Le ultime perline inserite sono appunto la 11, la 15, il bicono da 3 e la 15 e mi sono rinfilata appunto in queste Rocaille 110, in queste 4 e anche nella prima Rocaille 150. Infatti il mio filo fuoriesce da questa 15. Adesso inserite 4 Rocaille 150 e vi rinfilate nel secondo foro della Samos. In questo modo di nuovo altre 4 Rocaille 150 ed eccole qua e rientrate nella seconda Rocaille 150 e in tutte le Rocaille 110 in tutta la sequenza laterale. Quindi ripasso in tutte queste perline. Adesso inserite una 150 e rientrate in tutta la sequenza, 2 Rocaille 150 e rientrate in tutte queste 110. Adesso nuovamente 2 150 e ripasso nella sequenza, 1 150 e ripasso in tutte queste perline laterali esterne alla lavorazione. Tirate bene il filo, mi raccomando, passate anche nella prima 150 e nelle 4 150 inserite nel giro precedente e adesso vado a realizzare il cappietto che ospiterà il mio perno. Inserite 7 Rocaille 150 e vado ad inserire ovviamente anche il perno. Porto il tutto alla fine del filo e rientro in queste 150 dall'altro lato e tiro bene il filo. Ovviamente adesso ripasso nel bordo esterno del modulo per andare a rinforzare questo archetto che poi ospita il perno per renderlo bello solido e compatto. Faccio questa operazione e ritorno da voi. Rieccomi, questo è il risultato. Come vedete ho rinforzato il cappietto per il perno. Adesso come vedete fuoriesco esattamente da questa Rocaille qui, ve la indico appunto col l'ago, da questa Rocaille 110 vicino all'Helios, questa qui con la punta rivolta verso l'alto, vedete?
questa qui, poi c'è lo spazietto vacante e poi di nuovo un'altra rocaille. In questo punto vado ad inserire un bicono da 3 mm, vado ad effettuare la mia decorazione all'incastonatura. Quindi inserite un bicono da 3 e una rocaille, in questo caso se non avete il bicono da 3 inserite un bicono da 4 mm con una rocaille. Poi portate il tutto alla fine del filo, in questo modo, rientrate solamente nel bicono e anche nella rocaille che viene subito dopo, cioè questa, e tirate il filo, così il bicono si blocca, vedete? Adesso vado ad inserire un picot, quindi 3 rocaille 15-0, ed eccole qua, e rientro nella rocaille che viene subito dopo, cioè in questa, e tiro bene il filo. Ovviamente questi due passaggi alternati vado a ripeterli fino alla fine del giro, quindi effettuo questi passaggi e ritorno da voi con l'orecchino Kamala terminato. Ed ecco qui gli orecchini Kamala terminati. Ovviamente questo modello si presta bene anche per un pendente, perché no? Io spero che sia di vostro gradimento, è un po' diverso dai modelli che vi propongo di solito, è un esperimento con queste perline parpuca, questo è il retro, risulta un po' concavo e niente. Ripeto, spero che sia di vostro gradimento, lasciatemi un commentino e un like se vi va. Io ringrazio il sito DoiTu per la collaborazione, come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi tutorial. Ciao, ciao a tutte!